La presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi scrive per sempre la parola futuro su una pagina storica che dura da quasi 140 anni. Un sogno familiare cominciato nel 1883 e che oggi viene consegnato nelle mani della città per vivere e proseguire senza limiti di tempo. Nasce la Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati, la figlia scomparsa nel 2015 quando era vicepresidente dell'editoriale. Una fondazione in cui l'editrice ha trasferito i suoi beni aziendali, Libertà, Telelibertà ed altri media, il patrimonio immobiliare e una parte del patrimonio finanziario. È stata la stessa Ronconi ad annunciarlo ieri ai propri dipendenti, scegliendo il momento dei tradizionali auguri. Un regalo di Natale che passerà alla storia, un atto di generosità senza precedenti. Questa grande famiglia è entrata in una scatola affidata alla città che nessuno potrà mai forzare, ha spiegato l'editrice, garantendo continuità a un disegno che era stato anche del marito Marcello e della figlia Enrica. Un atto di affetto verso Piacenza e i piacentini sempre vicini al loro giornale e di fiducia nell'informazione indipendente. È stata una cosa pensata e meditata, perché non essendoci più Enrica mancava chi reggeva il testimone, e quindi ho pensato che una fondazione poteva essere una cosa che rimane. Devo dire che gli anni che ho passato nella fondazione di Piacenza e Vigevano mi hanno insegnato tante cose, e questo mi è sembrato il modo giusto, non solo per far continuare il giornale, ma per dare proprio intanto una certezza a tutti quelli che lavorano, le famiglie che ruotano tutte qui intorno alla libertà, e poi proprio per, chiamiamola, la fatica di chi, non solo di chi ha vissuto anni fa, che ha fondato eccetera, però anche noi abbiamo dato tutto, ognuno di voi ha quasi la casa qui in libertà, e quindi il pensiero che un domani poteva essere smembrata eccetera mi ha dato un po' di ansia, e ho pensato che la cosa più giusta era fare un bel pacco di Natale e metterci dentro la libertà con tutti gli annessi e connessi. Questo è un modo anche proprio per avere la certezza che sarà una cosa che va avanti nel nome non solo nostro ma di tutti voi che avete dato la possibilità, la libertà, la televisione, tutto quello che poi verrà dopo, chissà che cosa ci si inventerà, però a tutte le vostre famiglie di avere questa certezza. Libertà continuerà, libertà rimarrà sempre un caposaldo, magari in veste diverse, magari cambieranno proprio, oggi si parla di web, chissà che cosa succederà fra 100 anni, però l'importante è che una fondazione è per sempre. Il nome della libertà e di tutti quelli che hanno lavorato nella libertà rimarrà per sempre, e questo mi fa molto piacere.